mettendo adesso, Antonio, un po' di nitrato ferrico. Vediamo che la soluzione appena appena si è ingiallita, ma poco. E adesso prendi una quantità più o meno simile di tiocianato di potassio. Formula: lo ione tiocianato non lo conoscete, è S di zolfo, C di carbonio, N di azoto, SCN meno, questo ione SCN meno. Quindi siccome il potassio è K+, abbiamo KSCN, molto semplicemente. Vediamo che succede. Dobbiamo ottenere una colorazione rosso sangue, ma non troppo forte. Ci siamo. Perfetto. Siamo, no, bene. Adesso che cosa dobbiamo fare? Scrivere che cosa abbiamo osservato. Cioè, si ottiene un colore rosso sangue. Mettiamo come prima, trasferiamo un'aliquota, cioè una porzione della soluzione in parti uguali, circa 50 ml, circa 50, sì, in parti uguali nei tre becher A, B e C. Stavolta non c'è bisogno dell'agitazione perché non ci sono solidi, è perfettamente limpida. Sì. Che cosa dobbiamo scoprire? Quale reagente è in eccesso e quale è esaurito, ok? Quindi agiremo sulla A e sulla B e la C ce la teniamo come riferimento. Là aggiungiamo il nitrato ferrico. Adesso me le metto bene davanti queste. Quindi Francesco, vai col nitrato ferrico. Va bene, prof? Ma sì, stavolta possiamo anche esagerare. Quindi allora abbiamo aggiunto il dato ferico, non succede niente, vuol dire che no, succede qualcosa, com'è? Giro col cucchiaio, Fra. No, dici che le sono. No, non mi pare che sia schiarito, si sta scurendo. Un attimo, sì, no, possiamo girare col cucchiaio. No, è più scuro. Allora, deduzioni: se mettendoci il sale ferrico il colore diventa più scuro, manifestamente più scuro, evidentemente nella soluzione c'è di che? Di tiocianato. Tiocianato di potassio. Okay, quindi prima deduzione, qui dentro nel becher grande c'è il tiocianato di potassio. Ovviamente c'è anche il prodotto rosso che sarà il tiocianato ferrico, perché il nitrato di potassio è incolore, quindi ci sono sicuramente due prodotti, uno è quello rosso e l'altro è incolore. Quindi qui dentro ci abbiamo il eccesso di, abbiamo detto, tiocianato, ci abbiamo i due prodotti, quindi in teoria non ci deve stare che cosa? Il sale ferrico. E come lo proviamo? Che mettendo in B l'altro il tiocianato non deve succedere niente, perché se è in eccesso io ce ne metto anche altro, non è che non deve succedere. Non mezzo chilo! Vai, ora sì, Ora sì. Qual è il barattolo che è appena mosso? Prof, ma è diventato rosso pure. È vero, era il tiocianato, e siccome i fatti hanno sempre ragione e lui ha messo il tiocianato e è diventato più rosso, vuol dire che Francesco non fa niente. No. Se non ci credete, lo potete fare anche sulla terza, perché tanto ce n'abbiamo altra come confronto. Vi metterò per sicurezza nella C. Tiocianato. Fai vedere la scritta che è tiocianato. Il solfo cianuro. Dirami. Ma
se okay. Solfo cianuro, quindi è ok. Lo mettiamo nella... mettecene quanto deve fare, tanto se il ferro qui non c'è non deve reagire, se invece reagisce vuol dire che c'è il sale ferrico. Guarda, anche sì, poco, anche poco. Diverso che poco il colore aumenta. Quindi c'è o no combustione in questa soluzione? In questa soluzione ci devono essere, per logica, ci devono essere il tiocianato, e l'abbiamo visto con la A, ci deve essere il ferro, e l'abbiamo visto sia nella B che nella C, il sale ferrico. Quindi ci devono essere entrambi i due reagenti, ci sono entrambi i reagenti in eccesso. Nessuno dei due si è, nessun reagente si è esaurito completamente. Okay? Quindi la reazione non è completa come tutte quelle che conoscevate fino adesso, è giustamente incompleta. Vai. Ok, dobbiamo fare uno a testa, quindi immergi, vince chi arriva prima, e poi dopo metti là. Ok, vai. Butta. Non deve andare niente fuori, è possibile. Adesso arrivo io, che sono l'uomo che fa reagire i prodotti, al massimo posso prendere questa quantità e la butto di là. Dopodiché tocca a lui per fa reagire i reagenti e li butta di là. Dopodiché tocca a me che faccio reagire i prodotti, e stavolta ne prendo un po' di più perché ce n'ho un po' di più. E lo tutti e due che reagiscono però tipo non un po'. Adesso tocca a lui che ne ha preso un pochetto di meno di prima. Continua? Continua. Bravo. Adesso io ne sto prendendo un po' di più. Riusciremo a votare il recente? No, 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 no. Perché tanto io un po' ce ne ributto. Ma allora riuscirò io a votare tutto di là? No, no. È una reazione incompleta perché è continua, che non si ferma mai. Quindi in questo becher i reagenti stanno reagendo, ma i prodotti pure, e quindi non si ferma mai. Allora, io vado qua, lo butto qui e poi tocca a lui. Vediamo se riusciamo a tenere una situazione bilanciata, cioè un'oscillazione che rimaniamo sempre più o meno allo stesso livello. Sì, cioè sì, non cambierà più molto. Io sto a quasi 200, però adesso sto a circa 150, e io sto prendendo sempre quasi 50, quindi guardiamo bene quanto prendiamo, ok? Adesso guarda anche tu quanto prendi al massimo, però lui sta prendendo più di 50, quindi ancora sta avvenendo un po' di reazione diretta da reagente prodotto. Se io anche io adesso ho un po' più di 50, ormai abbiamo raggiunto una situazione di stallo, però non ci arrivo a 50 e ancora stai trasferendo di più. Si arriverà a un certo punto in cui io e lui trasferiamo la stessa quantità e quindi la reazione è statica. Le quantità non è che il becher è diverso, quindi anche se erano molto più diversi, così era la stessa cosa. Si inseriva una situazione in cui non riuscivamo a prendere di più di una quantità che era uguale per me e per lui. Adesso sto ancora come prima, quindi la situazione ormai è stabile. Io prendo un po' più di 50, un po' meno di 50, ma la scala dei becher non è detto che sia giusta. Quindi adesso, guarda, invece di buttarlo là, me lo metti qui. Eh sì. Controlliamo. E infatti, a lui sembra che è più di 50, ma nella realtà è un po' meno di 50. Quindi stiamo continuando a trasferire la stessa quantità. Allora, possiamo dire che questa qui è una situazione che abbiamo dentro questo becher, che si chiama situazione di stallo. Vabbè. Come ieri, di continuità. Di continuità, cioè la reazione sta continuando. C'è un bilancio esatto tra che cosa? Che cosa si fa? Tra la velocità con cui i reagenti
trasformano in prodotti e comunque i prodotti si trasformano. Questa situazione di bilancio è chiamata equilibrio chimico. Ok? Equilibrio chimico, che è dinamico, cioè continuo. Quindi abbiamo anche la spiegazione, avete la relazione quasi completa e manca solo il calcolo che dovete fare a casa. Perché non ti fai le sopracciglia?